Ciao amici tubertini, ci troviamo a Livorno. Se vedete, intanto vi anticipo che se vedete il filmato vuol dire che qualcosa di buono è venuto fuori. Oggi andremo a fare una pesca in verticale con le nuovissime canne Meloria, una pesca che si utilizzerà come esca a seppie vive. Ne abbiamo circa una trentina, 27-30, l'abbiamo ora prese dai pescatori di professione che le hanno catturate con le reti. Sono in compagnia di un personaggio che poi avrete modo di conoscere, ma intanto ve lo presento. Ciao. Eccolo qua, Cristian Del Greco, Lenz Emiliana, squadra nazionale Under 21, insieme a mio figlio Pietro, Trezza, Costa, Gambetta, campioni del mondo in carica. E personaggio molto conosciuto nell'ambito della pesca livornese. Infatti con questo video unirò i miei follower ai suoi. I suoi, pensate, sono veramente tanti, importanti. Sei Cristian messo nella testa questo oso ormai. Cristian Del Greco, soprannominato da me e chiamato da tutti Casemiro, per la somiglianza che ha col centrocampista del Brasile. Praticamente sono uguali. Siamo lì. Uno ha preso la pesca, l'altro ha preso il calcio. Ci vediamo perché ora sta alzando il sole, io voglio andare a pescare, ho tantissima voglia, anche perché fra due giorni mi devo operare al ginocchio per la terza volta, dovrò stare un po' fermo e oggi voglio fare giornata tipo. Ciao a tutti, ci vediamo dopo! A tutti, a dopo! Siamo arrivati sul posto di pesca, ora vado ad accendere il Minkota perché è una pesca che facciamo ancorati poi col Minkota. Abbiamo delle opzioni, possiamo farla sia uno scarroccio lento sia ancorati col sistema ancora del motore elettrico, in questo caso il Minkota. Buttiamo giù il Minkota, siamo in un punto dove conosco, c'è un po' di mangianza, un bel po' di mangianza, e mettiamo la funzione ancora. Eccola qua. Ora la barca si metterà a vento e saremo perfettamente in un punto. Poi decideremo se spostarci di qualche metro per fare un po' tutte, diciamo, i versanti di questo scoglio che ho. Però prima prova la facciamo qua. Prendiamo la canna Meloria, in questo caso inizio a pescare con quella più leggera, per modo di dire leggera, perché sono canne veramente potenti, la 15-30 libri della Meloria. Questo è l'ultimo fodero che abbiamo fatto con i cursori in ABS, uno spettacolo, soprattutto anche da barca, prende sale tutto e praticamente non si ossidano mai le cerniere, sono indistruttibili. Cristian me lo metti a prua. Ora montiamo la canna, chiaramente finali già pronti, e ci mettiamo in pesca, perché le prime cale sono quelle, diciamo, migliori della giornata. Poi, come vi ho sempre detto amici, non c'è mai la certezza di niente nella pesca, però se vedete questo filmato vuol dire che qualcosa è successo. Intanto serriamo la frizione dell'AP Power 8000. Serriamola perché a me non mi piace dargli più la pesce. Ho l'attrezzatura per non darglielo, quindi per non farli intanare. Poi dopo analizziamo le lenze e tutto. Ora intanto mettiamoci in pesca. E le seppie, ragazzi, col nero ci fanno diventare matti. Inneschiamo la seppia. Seppia innescata. Allora intanto stiamo scendendo verso il fondo con la seppia innescata, abbiamo visto che corrente non c'è e quindi quella è una cosa a nostro favore, riusciamo a pescare perpendicolare nei punti che ho, quindi dovremmo avere un vantaggio perché pesco con pochi grammi di piombo, proprio per far calare la nostra esca lentamente in modo che venga avvisata
da predatori. I predatori in questione sono caratterizzati da denti, cicerne, ricciole e altri pesci comunque di taglia XXL. Qui ci sta dando una tanuta, è rimasta sicuramente su un ametto, è anche bellina, sai. È rimasta su un ametto dell'assist della seppia. La memoria è molto molto sensibile, amici. Qualsiasi cosa si avvicina si avverte sulla vetta in maniera veramente netta. Anche questa tanuta qui l'ho sentita che si è praticamente appesa sull'ametto. Ora poi vi farò vedere anche la montatura, la fine. Intanto guardiamo di prendere qualche pesce. I nemici numero uno delle nostre esche, sia si tratti di seppie e calamari, questi sono i nemici numero uno. Amici, un po' di cartucce ce l'abbiamo oggi, sono 28, una cifra del genere, 28-30. Sì che speriamo, per ora si è fatto già due cale, uno scoglio buono, niente. Ma la pesca lo sappiamo che è così. Insisteremo fino alla fine. Che foto nel Porto Nuovo se c'è conta fino a 15-20. Ti dà. Allora la seppia si sta muovendo, guarda. E la seppia si sta muovendo. Quando si muove così è buono, Una toccata l'ha data. Non mi sembrava la seppia. Cannato con la meloria. Questa è la 20-40, è quella fortunata questa lì, dovrebbe essere in 28, lo lavoriamo, da stamattina non si vede niente, e allora lo lavoriamo. È una bella seppia, mi dai il telecomando no va bene, importa, va bene sì. Primo pesce della giornata ragazzi, sarà 3 ore e mezzo. E cerchiamo di prenderne una. Il momento dell'ora è un po' più calda, soffetto, non è un pesce enorme ma è un pesce soffetto. Cristina, vieni col guadino, vieni, si prende questo 28. Meloria ragazzi, è una canna pazzesca, questa è la 20-40, canna con una potenza veramente infinita. Siamo abbastanza fondi, siamo intorno a 65 metri. Di là abbiamo due canne, abbiamo messo due canne in pesca. Giornata spettacolare, Si potrebbe stare anche in maglietta ora. Ci vogliono queste giornate, amici. Queste giornate di sole in mezzo al mare, mare calmo. Eccolo, dentice. Cuscito perché ho diversi ami. Seppia era grossa, era una bella seppia, però come vedete sull'amo principale 7-0 55-88. Slamiamo. Oh, è il primo pesce ragazzi, noi non molliamo. Ora stiamo andando a scarroccino molto molto lento, a vento, ci avviciniamo un po' col mincota, ma sta facendo 0.10-0.15. Vedete, se vede la mangianza e questi sono pesci che ci interessano a noi. Che ora piano piano ci arriviamo sopra con le nostre due canne. Ora poi vedremo se le nostre esche saranno gradite. Al 9.23 XSV ce le marca benissimo. Vedete, altra mangianza. E ora guardiamo le canne.
No, è una sanutella, però a volte sono pesci piccini. No, non è una sanutella. Il dente si sta mangiando piano, secondo me. Vedi? C'è appeso. Eccolo, questo è lui. Questo è lui, quello vero. Questo bimbi è lui. Questo è lui. Con la meloria. Questa è quella più leggera, amici. Questa è la 15-30 libbre. Si piega un po' di più, ma insomma si può tirare domani, eh. Anche con questa si può tirare domani. Posizione strinta. Rallento un gocciolino per godermelo, se da volte tanto è alzato ormai. Ho visto la toccata, ha mangiato a bastardo, ho mangiato veramente a bastardo questo. Però guardatemi il lavoro la canna, sto godendo, eh. Cioè, le testate che dà, praticamente la canna è elastica, non ci rintrona perché non è una canna nervosa, è una canna molto elastica, però abbiamo una potenza, potrei tirarlo su di peso questo pesce lì. Ora me lo sto gustando, però quando c'è da allevare il pesce serio, la meloria non sente storia. Meloria, abbiamo anche un signor mulinello, Happy Power 8000, grande prodotto. Vieni Cristian, che ci abbiamo un 28. Vai, tira su. Questo ha mangiato, ragazzi, questo l'ho lasciato mangiare perché ho visto era un pesce che mangiava da fermo, l'ho fatto veramente ingoiare tutta la seppia, ci è rimasto fuori, vedete, l'amo trainante e poi si è cucito a tre ami in bocca e questo via non andava davvero, Cristian, questo guarda che colori, no, queste sono le soddisfazioni della vita. Soddisfazioni sono che da stamani mattina ad arbore sono quasi le 1, cioè sono quasi le 13. Abbiamo preso un pesce prima, questo più bello, e con tanto sacrificio. La pesca è tanto sacrificio, soprattutto nelle nostre zone, nelle zone di Livorno è veramente tantissimo sacrificio. Ora lo slamiamo per la par condicio, un pesce per uno a canna. Uno, la meloria 20-40 libbre, l'altro un pesce più piccolo, e ora avete un pesce più grosso con la 15-30 libbre. Sempre meloria però. Cosa c'aveva l'idropulitrice, la seppia? Guardate il casino ha fatto, guardate che casino di nero. No, la roba. Speriamo ci faccia prendere un bel dentice grosso almeno, Con la spruzzata l'ha fatta. La miseria. Preso piano? Sì. Piano piano? Non mi posso vedere, non c'ho lo specchio sul tutto lì. Però ho preso veramente piano, Allora amici, come di consuetudine, ora vi faccio vedere l'attrezzatura con cui ho pescato oggi, abbiamo pescato sia io che Cristian. Questa è la famosissima canna meloria, famosissima perché l'ho pubblicizzata in alcuni video anche sulla mia pagina Marco Volpi Fan Club e l'ho pubblicizzata anche da altre parti. Perché l'ho pubblicizzata così? Perché è una canna particolare, è una canna molto potente, elastica, è stato adottato un materiale all'avanguardia per dare all'attrezzo la leggerezza, la resistenza e l'elasticità allo stesso tempo. Quindi diciamo questi tre fattori sono tutti racchiusi nelle canne meloria, nelle canne, perché si parla adesso di due versioni, la versione 15-30 libbre e la versione 20-40 libbre. Per cosa sono nate? Sono nate per fare un po' tutte le pesche in verticale dalla barca, sia che si utilizzi l'esca viva, come nel caso di oggi con le seppie, sia che si impieghi i calamari vivi, oppure le esche morte, ugualmente cefalopodi morti, sardine, salacche, zampe di polpi o polpi interi. Diciamo che sono nate
per pescare pesci grossi, pesci importanti, pesci che tirano. Non si troveranno mai in difficoltà, nemmeno sotto le trazioni più imponenti, più forti. Guardiamo nel dettaglio ora la canna. Questa è in pesca nel frattempo, proprio per fare tutte le cose in, diciamo, in diretta. Questa è in pesca con la seppia viva, speriamo che qualcosa me la porti via dalle mani. Niente, io preferisco abbinare un mulinello di dimensioni contenute, però affidabile, come in questo caso l'AP Power 8000, ormai una garanzia, sono anni che le commercializziamo e molti di voi sicuramente l'avranno anche nel bagaglio delle loro attrezzature. L'AP Power 8000 è un mulinello con una frizione fantastica, è un drag di 15 kg, sufficiente per veramente per combattere anche un tonno. Molto potente nel recupero, una bella maniglia per fare una bella presa quando dobbiamo recuperare e pompare pesci importanti. Ora questa la ricolloco nel portacanne e ne ho una, diciamo, senza la lenza e non in pesca, e analizziamo la canna. Allora, partiamo dalle vette. È dotata di due vette con api flex nella parte finale, due vette ad innesto sulla canna, in definitiva una canna in tre pezzi, però è corredata di due vettine, una L e una M, light e medium, molto sensibili, vedete, per fare qualsiasi tipo di pesca, molto sensibili, si avverte anche la toccata della tanutella o del pesce più piccolo che magari sta morcicchiando la nostra esca, e quindi le toccate di un dentice, di una cernia, si avvertono chiaramente in maniera ancora superiore. Questo è il sottovetta, tutti anelli doppio ponte, innesto nishi che si va a incastrare sullo spigò del manico. Il manico ha tre anelli anch'essi a doppio ponte. Il manico è un manico per fare una presa sicura, ha, diciamo, le scanalature nella parte sottostante per agguantarla in maniera corretta e un incavo nella parte superiore, normalmente per appoggiarci il pollice. Diciamo, questo ci permette di avere una presa salda, una presa sicura, anche perché, ripeto per l'ennesima volta, sono canne destinate a pesci importanti. La placca porta mulinello è una placca robustissima in alluminio con doppia chiusura come nelle canne da traina. Vedete, ha la doppia ghiera per serrare perfettamente il mulinello alla canna. Il manico è realizzato in materiale ABS liscio. Perché liscio? Perché se noi lo utilizziamo dentro all'interno di un portacanne, questo ci facilita la fuoriuscita quando soprattutto la canna è piegata sotto la trazione di un pesce grosso. È prevista chiaramente la crociera in alluminio e il suo tappo per poter combattere, ad esempio, senza utilizzare una panciera. Che dire, ragazzi, tra poco saranno, magari quando vedete il video, saranno già presenti nei negozi che trattano marchio Tubertini. Entrate in un negozio, come vi dico sempre, fatevela vedere dal vostro negoziante di fiducia, provatela, tenetela in mano, perché la telecamera queste cose non le può trasmettere. La dovete tirare, dovete sentire la sensazione che avete, l'elasticità e la potenza che vi dà questo tipo di attrezzo, la Meloria. Questo, amici, è il finale come lo realizzo io. Leggo il lamo, diciamo, quello principale, quello che va collocato sulla testa del cefalopode col palomar. Poi mi esce fuori due fili, eseguo la doppiatura, questo è l'elastico per creare l'amo scorrevole, il trainante, vedete che scorre a fatica, e poi fisso i due assist all'interno dell'anello dell'amo principale. E ora vi faccio vedere anche come innesco io la seppia
che è praticamente il solito sistema di come innesco anche il calamaro vivo. Di quelle fortunate, eccola una bella seppia. Ma no, basta, nero, se ne può più, è da stamattina. No, una roba. Una mi ha preso proprio piano. Comunque, allora, l'amo trainante, eccolo qua, scorrevole, lo fissiamo a prendergli l'osso della seppia. Non posso starci tanto perché sennò mi muore la seppia. Comunque, bisogna andarli a prendere l'osso e passarlo. Quindi ci vuole un amo, io considero un 6-0 del 55-90. Poi, giro la seppia, vedete tutta nera, da sopra li colloco l'amo del 7-0 55-88 in questo modo. Poi faccio aderire tentacoli alla seppia sul fondo della vaschetta e fisso i due ami dell'assist ai tentacoli. Basta fissarli appena, non c'è bisogno, tanto questi basta fissarli una zampina. Ora qui c'è l'incognita del nero, d'altronde se si vuole fare riso nero le seppie ci devono aver nero, vedete, nera. E ora la caliamo. Stavo perlustrando lo scoglio col Minkota piano a 3-4 di velocità, ho visto una bella marcatura sul Garmin, allora ho messo la funzione ancora e ho calato, però per ora non c'è risultati di quello che avevo visto. Ci speravo, ho detto ora appena arrivo giù mi parte la canna, perché è il momento proprio quello top, quando vedete un pesce sull'ecoscandaglio dichiarato, chiaramente se è nell'attività alimentare, perché il predatore è strano, magari c'è, ha visto la seppia scende e ha detto volpi questa non la mangio, capito, ora non ho voglia, perché nel momento che hanno veramente voglia, cioè come arrivi giù sul fondo recuperi 2-3 metri per alzare la lenza e ti parte la canna. Parte la canna o comunque si vede delle toccate come avete visto precedentemente. Aspettate leggermente di più. Quando proprio carica e lo sentite appeso, allora date la ferrata energicamente per ferrarlo. E poi con queste canne, se avete fatto i finali giusti, robusti, potete tirare a due mani, strapparlo dal fondo, perché quello è il momento più rischioso, che si tratti di una cernia, un dentice. Siccome non si pescano su sabbia, ma si pescano su scalumate, su rocce, su gorgonie, il momento più delicato è quello e più importante è quello di alzarlo subito. Poi una volta l'abbiamo alzato, allora ce lo godiamo. Sia che si parli di un pesce da un chilo, sia un pesce di 10-15 kg, bisogna stringere i denti e tirare. E questi sono gli attrezzi per farlo. Sta mangiando, è lui. Fammi strusciare da lì. Vai Casemiro incannato, grande casa, attento al motore, Ah va, lo vedo. Non strisciare niente. Questo è più bello, Sì, questo è più che bello. L'ho fatto, Dillo che te l'ha dato il volpi. Dillo casa, attenta a motori. Vedo. Eccoci col guadino. Pronti. Hai visto com'è semplice anche a Casemiro? Falli prendere un dentice. Sperato io, Casemiro fa tanta scena, ma sto solo recuperando il frutto del mio lavoro. Guarda me il rosso, non si sa se è il sole, o è impacciato, perché c'ha un dentice in canna di quelli big. Case? È un pesce importante, dai bimbi, pesce importante. Arrivo proprio in cima. Dai, un bel pesciotto, amici, un bel pesciotto, dai. Ora allora vi si fa vedere. Meloria, tutta attrezzatura a top. Ci tiri la Meloria. Ci tiri? Ci tiri. Ci tironi. Con la Meloria ci tironi. Per me diciamo è la prima volta che pratico questo tipo di pesca e prima tirando su quel dentice mi sono veramente accorto che la Meloria
è una canna potentissima che combatte veramente tutti i tipi di pesci. Vediamo adesso l'attrezzatura che è a stretto contatto con il pesce, ossia ami, fili. Allora, io utilizzo da sempre questo fluorocarbo che per me è uno dei migliori che c'è sul mercato, che è il Momoi Neo. Oggi abbiamo utilizzato dello 0,62 e dello 0,66. Non sono per pescare molto sottile io, perché quando peschiamo con delle esche voluminose vive, il filo, secondo me, il diametro del filo, se è un filo invisibile, se è un filo buono, conta relativamente. Ecco, non si avvertono più mangiate pescando con uno 0,50 anziché uno 0,66. Bisogna calarci addosso ai pesci, bisogna presentare l'esca in una certa maniera e il pesce ci dà. Il predatore è istintivo, è predatore proprio, quindi quando decide di attaccare, attacca. Ecco, e però se abbiamo un filo col diametro giusto, riusciamo a vincerlo, anziché perderlo magari strappato su una roccia perché non lo potevamo forzare. Abbiamo una canna da poter forzare e anche il filo di conseguenza deve essere un filo da poter tirare. E però un particolare che ha veramente un'importanza enorme sono gli ami. L'amo è veramente l'accessorio, il primo accessorio a essere a contatto con il pesce. Sia che si peschi a bolognese, sia che si peschi dalla barca, sia che si esegua qualsiasi tipo di pesca. Per questo Tubertini ha sempre dato massima importanza alla scelta degli ami, rigorosamente made in Japan, di altissima qualità, perché questo è il primo accessorio che è a contatto con il pesce. Quindi spesso dipende da lui l'esito positivo o negativo di una cattura. Cioè, alle volte magari si sceglie l'amo sbagliato, l'amo è più scadente e si riesce a perdere magari il pesce della vita. Ecco, io in questa pesca qui ad esempio utilizzo il 55-90 e il 55-88. Differenze: il 55-88 ha l'anello dritto e quindi posso legarlo anche con il nodo Palomar, e quindi questo viene collocato, diciamo, sulla testa del cefalopode, sia che si tratti di seppia o di calamaro, mentre il 55-90 ha l'anello storto. E questo è l'ideale per fare l'amo scorrevole. Io poi vi faccio vedere dopo, io eseguo una doppiatura sul filo e fermo il 55-90 con un nodo scorzoio per mezzo di un elastico particolare. Comunque queste lenze le stiamo mettendo a punto anche con Tubertini, questi finali in particolar modo, e poi le commercializzeremo fra qualche mese. Comunque ricordate, l'amo è il primo accessorio a essere a contatto con il pesce. Fate la scelta giusta quando acquistate un tipo di amo. Quando avete visto le catture vi ho detto il pesce si è cucito. In realtà si è cucito perché sia col calamaro sia con le seppie io impiego ben 4 ami. Due di misura, diciamo, più grande, 60, 70, e due più piccoli, 10, 20. Come nel caso di questi due assist che io colloco nell'anello dell'amo, diciamo, che vado a fissare nella testa del cefalopode. Questo mi permette sia di catturare un pesce più piccolo, sia di allamare un pesce di grandi dimensioni, magari con due o tre ami contemporaneamente. E quindi il discorso della slamatura e della perdita si riduce veramente al lumicino. Amici, a fine serata l'ho innescata la seppia, voglio vedere se esce fuori quello vero, di identici. Innescata una seppiolina, 4 etti di seppia, però ci veniva fuori il riso nero per due persone. Guardiamo se la tramutiamo in un mega dentice, metto la seppia. Comunque è solo 10-11 ore che siamo qui in pesca, che sa, con Marco si sa quando si va a pescare, ma non si sa quando si ritorna. Si è preso anche un bel po' di sole, perché la giornata, insomma, non è proprio delle più freschine, e speriamo di agganciare un altro pescetto, dai! Saluta! Tutto la seppiettina. Memoria? No, ragazzi, goduria, Goduria estrema.
E me pesce ci via. Poi. Ecco. Pesce. Ce l'avevo messa la seppia, amici. Guardatemi il lavoro a sta canna. Io sarà che ne sono innamorato, do anche un po' di frizione perché questo mi sembra un pesce. Cioè, seppia è la seppia, Com'è, Cate? Doppio strike! No! Doppio strike! Doppio strike sulle meloria! Oh ragazzi! Meloria sulle meloria, Non vogliono essere parlate, Guardate che lavoro! Io ho la 15.30 e Casemiro la 20.40! Che bel pesce! Anch'io! Io! Sì, dopo quella seppia lì! Me lo immaginavo era un bel pesce! Non ci hai messo proprio! No, ci ho messo la seppietta! Quattretti di seppia! Pesce e peso! Lo stesso! No, lo stesso no! E mi va verso più, ma? Ma? Poi, ma attenti sia lo stesso, Devo dire no. Ma viene qua? Ma sento un peso io. Io il pesce mio, praticamente sul sordo, si è legato, non lo so, ragazzi. È un pesce grosso. Lo sento preso anche lui. Lo sente preso anche lui, che stiamo attenti a un fabbrischierate che non sia il solito legato, il mio che sta legato a Tulenza. Qui non si vede ancora nulla. Il mio va verso prua. Anche il mio. Ma. Ma. Io me l'arrivo al mio. Che gira. Ma è incannato anche Casemiro. Mi sembra anche bello. Ho detto. Ma è sul sordo. Cos'è questo? Si è legato. Eccolo là. Un altro bel banano, Si deve essere legato a metà. Siamo stati 5 ore senza prendere niente. E poi fa il doppio strike. Sì, si è legato. L'hai preso a metà. Beh, c'è anche un bel bananottolo. Vedete l'utilizzo di piuami? Giornata spettacolo. Ragazzi, quando nulla, quando tanto. Per davvero. La pesca è così, c'è niente da fare. Bisogna insistere. Solo 12 ore siamo ormai. Ce siamo anche meritati, sì, doppio strike. L'avevi detto, mossette il pomeriggio la dovevamo fare. Poi ci avrò un pit stop di 15-20 giorni, 25, che mi devo operare a ginocchio fra 2 giorni. Quindi oggi ho dato il massimo. Case, allora, questi identici? Pesca. È una pesca che da un momento all'altro senti quelle botte sulla vetta che ti danno un'adrenalina. Sei sempre lì a dire, ora parte. Ora parte, quando le segna l'eco, Quando le segna l'eco c'è la tensione massima, la concentrazione massima. Certo. Quando vedi la toccata sulla vetta, è una roba, ragazzi, inspiegabile, è adrenalina. Ne avrò presi pesci nella mia vita, però ogni pesce è un'emozione particolare. Cioè, se uno è malato come me, non ci può fare nulla, non c'è medicina. Amici, siamo arrivati alla fine di una giornata fantastica, stupenda, ne avevamo voglia, tanto mare, tanto tempaccio quest'anno. E questa, oggi 12 ore in mare, veramente 12-13 ore, cioè ne abbiamo provate di tutto, siamo stati 4 ore e mezzo a cappotto, poi abbiamo trovato dei punti, dei pesci, le abbiamo presi, abbiamo testato tutto nel miglior modo possibile, le meloria le abbiamo testate veramente nel miglior modo possibile, è mancata la cernia, però in questa zona è più una zona per identici. E comunque tanto sacrificio ma anche tanta soddisfazione. Sono pesci non enormi, sono pesci da 2 kg ai 3,5 kg, però bella soddisfazione, veramente giornata appagata nel vero senso della parola. Ero in compagnia di Cristian, che è la prima volta che viene a fare questa pesca. Cristian, è la prima volta che Cristian viene a fare questa pesca
e chiaramente è capitata una giornata particolare, perché non è sempre così, alle volte si gira 10 ore per sentire una mangiata sola, però ci sono, come vi ripeto spesso, anche le giornate in cui diciamo va tutto liscio. Sono poche, però per ottenerle si parte dall'attrezzatura di canne e mulinello, esperienza di decine di anni, attrezzature di barche, di strumentazione, di motori elettrici, di motori a propulsione della barca. Cioè è tutto un mosaico, ragazzi, tanti piccoli particolari per ottenere un grande risultato. Io sono bollito, ve l'ho già ridetto prima nel filmato, fra 2 giorni dovrò operarmi nuovamente al ginocchio, la terza volta. Oggi ho un tutore che mi ha permesso, diciamo, di muovermi abbastanza bene. Sarò fermo, non lo so, dai 10 ai 20 giorni, spero che siano 10 e non 20, anche perché di questi tempi rimanere a casa fermo non sarà facile, Cristian? Anche se è bollito te, io però non sono alto, la volevo dire. Comunque io vi saluto e vi ricordo di andare nei negozi che trattano il marchio Tubertini a vedere di cosa si parla quando si narra la canna Meloria, il top di gamma per me, creata, ideata, anche il nome gli ho messo. Ciao a tutti da Marco e da Livorno e da Cristian. E da Cristian Del Greco, Casemiro, ricordate, Casemiro. Questo sarà un video che farà 6 milioni di visualizzazioni in una settimana. Speriamo. Perché ci sono tutti i fans e tutti i follower di Casemiro. Ciao a tutti da Marco!